Allora ragazzi, sono stato chiamato dal condominio di uno degli appartamenti che ho rilevato e che devo liberare, che è occupato, come vedete, Compagno che non se veia. da abusivi Compagno non viene a fondamentalmente, buttare. quindi senza Non puoi titolo. andare al bolsillo come sta che E facciamo, sto sappiamo. aspettando il decreto di trasferimento, Compagno, che non come lo mio. dopodiché, Dalla casualità che dopodiché, cieco. dopodiché, non dico nulla. Compagno non se veia. E comunque guardate le condizioni in cui vivono queste persone, ok? Qua si parla di degrado totale, tutto sporco in un modo assurdo, praticamente stanno allagando il dentista di sotto, quindi è un casino che non potete immaginare. Quindi allora, io sono abituato assolutamente a tutti questi casini, quindi diciamo che non mi spaventano e sono abituato a risolverli. Guardate quanto è pulita quella cucina lì. È veramente imbarazzante. Vi dico solo che uno dei miei soci è rimasto fuori perché ha detto: no, no, io mi rifiuto di entrare perché lì ci prendiamo le malattie. Perché veramente, guardate, questo è l'ingresso dell'appartamento. Siccome la serratura a un certo punto ha smesso di funzionare, hanno pensato bene di sfondare un attimino il muro giusto per poter entrare. Quindi, appena entrate sulla sinistra, trovate la caldaia inesistente, o meglio, esiste ma non funziona. Eccola lì. Guardate i piatti come sono posizionati in un modo molto efficace e pulito, come potete vedere soprattutto. E fanno la raccolta differenziata, quindi guardate che bello, eh? E ovviamente il gas non serve in modo tradizionale, servono le bombole come una volta. E questa è la stanza, guardate che belle, che bei muri che ci sono, che belle persiane, cioè insomma qua c'è da dare una verniciatina veloce e via. È tutto ovviamente molto ordinato, quindi guardate, potete vedere tutte le cose in un ordine pazzesco. Il bagno è dotato da sanitario e vasca, quindi guardate che schifo che c'è. Questo è il soffitto e lì ovviamente è tutto giallo, potete immaginare che cos'è. È una cosa veramente, veramente imbarazzante.